Appuntamento teatro. Ed eccoci qui per una nuova rubrica, per un nuovo appuntamento teatro. Per quanto riguarda il teatro, noi segnaliamo il Teatro San Ferdinando di Napoli, in cui è in scena il Pigmaione di John Bernard Shaw, che speriamo di fare una recensione più attenta cercando di andarlo a vedere. Stasera invece parliamo della recensione del Teatro Bellini di Napoli, dove abbiamo visto per voi, sempre non pagando il biglietto, ma entrando già pagati, che vuol dire, c'era anche, no, non è venuto, no, non è voluto venire. No, lo scopriamo gli altri. Parliamo di Hamlet Travestì, che è uno spettacolo popolare nato dalla riqualificazione del centro polifunzionale in Scampia, fondato da uno dei fondatori o soltanto un coordinatore, Renato Carpentieri, che era il maestro direttorio di questo centro. Cioè, l'obiettivo di questo centro è stato dare respiro e aria positiva a un ambiente poco qualificato per la presenza di elementi che a dir poco mafiosi della ecco, zona. Ecco. Adesso la situazione è molto cambiata nella zona Scampia, appunto, che arriverà a breve anche la metropolitana, eccetera. O già c'è, se non sbaglio, c'è la fermata Scampia. Ora non mi ricordo. Vabbè, insomma, se non c'è, ma se c'è, ci sarà. Quindi, che stavo dicendo, c'è questo fatto qua che si è formata una compagnia popolare, cioè di persone che venivano dal basso. Certo. E devo dire la verità che sono stati si è dato un nuovo vestito a questa compagnia, con uno spettacolo scarno di scenografia, hanno fatto una rivisitazione molto popolare del personaggio Amleto. Devo dire la verità che in un'ora e un quarto di scena lo spettacolo non decolla mai, benché ci sono delle strisce di risate che il pubblico si trascina, ma si nota un attimino, benché sia una compagnia ormai professionalmente cresciuta, si nota un attimino la pochezza del gusto dell'autore del voler dare una interpretazione, un parallelo con Amleto e con Amleto popolare di una famiglia napoletana. Non dico la trama perché è giusto che vadano a vedere, però. Ma è ancora possibile? È ancora per tutta questa settimana, è in scena al Teatro Bellini. Fino a questa domenica, chiaramente. Fino a questa. È iniziato. Resta poco. Dovrebbe terminare sabato e domenica. Ok, quindi nel fine settimana. Vabbè. Non vi portate i panini perché lo spettacolo dura ancora un quarto, quindi non c'è bisogno. Vabbè, insomma, comunque. Te lo sei calcolato sul cronometro. Esatto, no, ho studiato la tempistica, e anche perché in teatro non si possono portare i panini. No, volevo dire che comunque lui non è d'accordo sull'argomento panini. Lui è un grande mangiatore di ristorante. Siamo stati qua vicino, ha visto che c'era il ristorante Alba, ecco. Ha detto qua a breve Raffaele ci porta la cena, perché zona sua. Che bello scaricare le cose così, senza un preciso motivo. E quindi praticamente lo spettacolo dispiace, perché comunque gli attori sono bravi, ci mettono il meglio di loro, ma non sono legati tra di loro, si vede un attimino che non c'è, come ben sai Raffaele, nel teatro occorre scegliere dei personaggi oltre ad altri ruoli anche legati tra di loro attraverso un feeling che non appare in nessuno di loro, quindi dispiace un attimino, però ripeto, il mio giudizio tecnico, quindi lo spettatore potrà vedere con senza questa, diciamo, dicitura tecnica, okay. Che è più sciolto nella, quindi potete ancora andarla a vedere. Il tuo voto, cioè dovete dare un voto, impressione. Un voto 5, ecco. Un 5, non voglio insomma demoralizzarli più di tanto, perché poi ci mettono il meglio per interpretare. Quindi diciamo, fra teatro e cinema non è che sei rimasto molto. Questa settimana è stata una non parliamo di termine, non è andata, speravamo di meglio secondo le tue aspettative, però devo dire la verità, Perfetti Sconosciuti è un film che consiglio di andare a vedere, che può piacere senz'altro per le tematiche, però è chiaro che ogni coppia si deve insomma fotografare in queste situazioni. Ci auguriamo che nessuno dei due tradisca l'altro, ecco. Ma lo faccia soltanto una volta a settimana. Solo una volta a settimana. Troncando allora, o comunque chiudendo questa
ultimo argomento del, in merito al teatro, io però voglio farti un'ultima richiesta. Se da questo punto di vista, dal punto di vista appunto del cinema e del teatro, non sei rimasto molto soddisfatto, però c'è anche brevissimamente, poi andiamo in chiusura di appuntamento, l'appuntamento musicale con Baglioni e Morandi invece ti è piaciuto molto. Sono andato, anzi siamo andati già pagati. Già pagati ancora, già pagati, ancora con questa storia. Ce l'ho pagato alla fine. In extremis, ce l'ho fatto. E c'era anche, a proposito, ho visto dal pubblico, c'era anche Maurizio Dalla Cartiera, ho riconosciuto. Lui abita la cartiera, però poi si va in trasferta. E devo dire la verità, un concertone veramente bellissimo. Io dare, non ci sono votazioni, io direi 9. Se no 10. Ah, caspita! Non mi voglio. Caspita, non, benissimo. C'è ancora qualcosa da migliorare, però il feeling è notevole. Se 9, dai. 10 vuol dire che 6, però. Ricordiamo che questa iniziativa è stata presa da Gianni Morandi, che praticamente è il padrino di Baglioni. In che senso? Baglioni, per diventare famoso, fece delle selezioni per le nuove voci e si presentò con le canzoni di Morandi. Ecco. Dopo chiaramente hanno avuto successo ciascuno nel loro ambito, insomma, sì, discografico, sì. E Morandi ha bussato alla porta di Baglioni e gli ha detto: perché non facciamo un concerto insieme, visto che tu comunque... dovete sapere, cari amici, che ogni cantante ha la propria tonalità, cioè qualche canzone che può cantare per esempio Crignani non lo può cantare Luca Carboni, ecco. Faccio un esempio così. Vabbè, ognuno ha la sua, e quindi invece la sua metrica vocale, certo. E invece troviamo in per quanto riguarda Baglioni e Morandi una stessa metrica più o meno, infatti le hanno dato prova col fatto che si alternavano nel cantare una canzone dell'altro, ottimi strumentisti, vocalisti di alta qualità, ottimo effetto scenico, ottime luci, sì. E hanno dato anche un senso di partecipazione al pubblico, scendendo anche Luca ha preso la mano di... Io non l'ho presa la mano. Chi l'ha preso la mano? No, l'ho preso la seconda mano, Alessandro. C'era anche, abbiamo incontrato nel pubblico anche il farmacista Alessandro, ecco. Che... è entrato, però lui è entrato pagando, c'è la differenza, pane, sì. Pane e vino a vino. E okay, devo dire la verità, un grande concertone, cioè, ricordo a tutti chi c'è volesse andare appuntamento? A questo concerto, la tournée continua, certo. E se non c'è solo a Napoli, chiaramente continua, e se volete andare vi consiglio di andare a vedere la finalissima, cioè l'ultima tournée di Baglioni e Morandi per questa prima serie all'Arena di Verona. Caspiterina, immagino ci sia ancora qualche biglietto, qualora ci fosse chiaramente noi andiamo, fiondatevi assolutamente, anche noi e almeno io che non ci sono. Vabbè, noi siamo già pagati, non so voi. Se no procuratevi chiaramente i biglietti, perfetto. Abbiamo sviscerato l'impossibile per questa 15ª puntata di Parole in Libertà, abbiamo sforato un pochettino per quest'oggi, però gli argomenti erano tanti e mi è sembrato giusto di sviscerarli con la solita brillantezza, bellezza e grandiosità d'animo che rappresenta la mia persona, che sono il meglio di tutti i speaker d'Italia. E come sempre, un momento autostima, ma ci vuole. Allora, da parte mia, Raffaele Russomando, è davvero tutto. E da parte mia, di Federico Mancini. E da parte mia, di Luca D, ringrazio di averci ascoltato e buonanotte a tutti. Bello Luca D, mi piace molto come cosa. Lui ci tiene a questo marchio, quindi. Assolutamente. Marchio registrato. Oggi lo chiameremo Andreozzi detto AD. AD, perfetto. No, noi Andreozzi mette Luca. Scancella, uso lo scancellino. Lo scancellino, il bianchetto su questa cosa.